Io naturalmente concordo pienamente con tutto il lavoro che ha fatto l'amico Gisotti, perché avevo già letto qualcosa di suo, perché è stato coordinatore in una commissione di Federparchi e quindi sapevo molte delle cose che stamattina ci ha egregiamente illustrato. Come ho condiviso pienamente l'impostazione che il dottor Ricciardi ha dato al suo intervento, dandoci il quadro chiaro di come la regione Basilicata negli ultimi sette tempi ha molto recuperato sul discorso rapporto territorio-ambiente, rapporto governance dell'ambiente, quindi anche il rapporto tra noi parchi e la stessa regione. Ed è proprio di avventire, ve lo anticipo, la firma che faremo in questi giorni a livello di giunta che vede la regione Basilicata e i quattro parchi in un accordo quadro per mettere ordine a tante iniziative che ci sono però tra loro scollegate per avere un quadro unitario di interventi e di linguaggio omogeneo. Sono contento tra altre cose che sono qui due grandi parchi, due colossi diciamo, e poi due piccoli parchi, però non solamente colossi del Cilento e del formidabile Parco Nazionale d'Abruzzo che per noi è il Sims, è la bandiera italiana insieme al Gran Paradiso, ma io avendo fatto un'esperienza personale sono molto fortemente innamorato di dove sei andato fuori da fumare, ma gli avvocati privati sono proprio affezionato perché proprio accende la fedele, le mie prime cognizioni diciamo, di parco sono una tecnica per potermi anche venire, il lavoro estivo da studente universitario. Ma fatta questa breve parentesi, volevo dire anche questa mattina avete avuto l'idea che stare in un parco, il parco non è una città, anche questo modo di stare insieme, questo dialogare, noi in ogni riunione non ci restiamo mai da soli, c'è sempre un confronto tra noi e poi tra noi e chi ci sta ascoltando. Quindi l'idea parco non è l'idea di confini, di filo spinato, di segno su una carta, è l'idea stessa di essere in un ambiente, in un habitat dove naturalmente la missione è quella della conservazione, ma la missione è anche quella delle varie grado civiltà e la grado diciamo, della qualità della vita complessivamente. E questa idea, cioè può esserci anche un comune fuori parco, ma se per me quel comune ha delle caratteristiche diciamo di standard, di qualità del contesto, del territorio qualitativo, per me è parco, nel senso che al parco non gli do la parola che sono in quell'aspetto tipicamente geografico. Questa è la concezione del futuro, è un patto culturale che già qualche predecessore ci diceva negli anni 70. Allora noi dovremmo sforzarci in questa diciamo opera di cultura, quindi molta educazione ambientale, ancora siamo molto molto in ritardo rispetto ai paesi europei, ai paesi anglosassoni sul discorso di impostare fortemente come materia diciamo, di studio principale il discorso dell'ambiente isolato, ma proprio riprendendo un aspetto dell'educazione civica, quello della conoscenza dei luoghi, che è fondamentale per costruire, per cui decidere il parco. Noi abbiamo fatto i parchi, ma tante volte non ci decidete il parco, lo diceva bene il nostro amico Carrara. Il parco che ha 100 anni, poi c'è una grossa difficoltà a identificarsi in un parco, perché è molto difficile trasferire poi le buone pratiche in un modo più diciamo più ampio possibile. E allora rispetto a te di stamattina già qualcuno ha citato il rapporto di un'unione camere del 2014 e quel rapporto è un po' lo specchio fedele di quanto è successo in questi anni. Là fa uno speccato tra prima del nuovo 491 e poi noi dobbiamo sempre avere questa connessione della storia, i parchi nascono come vincoli, come gioielli, come giardini di famiglia, come addirittura i voti di calcio, no? Cioè la storia di calcio, più i parchi, sia il Gambadiso che anche il loro è una tenuta. Dalla tenuta poi si passa dal vincolismo vero e proprio a un dibattito post 48. Cominciano ad avere diciamo, l'esigenza in molti territori di essere più protetti fino alla 394, diciamo che poi lo spartiacque tra quello che c'è prima e quello che c'è dopo. Ma la stessa 394 all'inizio pure ha avuto un'impostazione molto, diciamo, molto conservativa. E diciamo, è dagli anni 80, e qui penso che Antonio Nicoletti, che è il responsabile nazionale delle protette, me ne può dare atto, e qui presente lo ringrazio. Perché è dagli anni 80 che si è sviluppato un dibattito molto più sterrato, molto più sulla qualità diciamo, del lavoro che i parchi devono fare. Però c'è stato contestualmente anche il boom economico, per cui c'è stata sempre una deriva tra i parchi che congelano le aree interne, i parchi nelle aree interne, quindi l'osso praticamente
sono i parchi, l'osso sono i parchi, e le aree esterne, quelle più forti, l'hanno fatta padrone. Il Taranto, i poli industriali, cioè noi siamo passati da una cultura, diciamo, posto che ande fordismo, la cultura fordista, legge industriale, ma il Taranto non ha retto il passo, ci siamo tutti quanti accorti, non era quello il modello di sviluppo, e quindi i parchi oggi, più di ieri, stanno avendo modo di essere, di fare e di stare in tempo. Qui dicevo, questo rapporto di un cambiamento del 2004 già mette in evidenza quando l'effetto parco in termini economici ha suscitato un interesse. Sono alcuni dati, sono più, diciamo, le attività presenti nei parchi sono oltre 68.000 di attività produttive, insomma, nei parchi, di cui il 26% attività commerciali, più del 22% attività agricole, e il 7-8% diciamo, attività di installazione in senso lato. Se noi consideriamo questi aspetti, vediamo che nei parchi soprattutto alcuni trend, alcuni assi sono più sviluppati, la filiera del turismo, ma qua è il turismo, quello durevole, quello sostenibile, il turismo natura. Il turismo natura si esprime soprattutto nei parchi, cioè il turismo che gode ma che non deve compromettere l'essenza stessa delle risorse naturali. E qui mi pare ci sono esempi virtuosi in Italia su questo argomento. Poi c'è il settore, diciamo, dell'agricoltura, ma quale agricoltura? Quello dei prodotti tipici. Nei parchi è concentrata la massima parte dei prodotti tipici, il GPDO. Nei parchi è concentrata la massima parte dei prodotti biologici. Quindi nei parchi c'è quella parte sana dell'agricoltura, quella che noi dovremmo, come dire, di più tendere ad avere. E poi c'è l'aspetto anche della formazione dei propri. Nei parchi c'è molta, diciamo, c'è tra luogo di formazione e lavoro, c'è questa stretta correlazione. È difficile che uno che tratta la materia ambientale non sia fortemente preparato, quindi una formazione molto molto affine, molto molto, diciamo, per la trattazione degli argomenti che l'ambiente in senso più generale ci pone. Quindi noi lo sforzo che stiamo facendo, poi vengo al discorso più green vero e proprio, è quello di darci gli strumenti sono altri, il piano del parco, c'è qualcuno che già più avanti, ma anche noi, in termini di 4 anni siamo già alla VAS, che è già un record storico rispetto agli altri parchi nazionali. Noi da 3 anni abbiamo dato l'incarico del piano, siamo a un punto discreto, siamo più del 60%, adesso siamo addirittura alla consultazione popolare, quindi già sarebbe un record, perché il piano ti regola, come diceva Carrà, ti dà le regole del gioco, le regole per cui tu puoi stare in territorio di eccellenza, perché se il parco è in territorio di eccellenza, questa eccellenza va regolata, non va certamente lasciata a caso. Il piano del parco, la carta europea del turismo sostenibile, è uno strumento, non ci sono 10 principi, segue i principi, chi sta nel parco cerca di osservare, si eleva la qualità dei cittadini, e quindi noi facciamo educazione delle proprie, verso non solo verso i bimbi, ma verso i grandi, verso l'attività economica, verso tutto il mondo che gira nell'attività del parco. Quindi venendo poi al discorso più, e quindi questo è green economy nel senso più puro della parola. Green economy significa anche risparmio, significa anche non inquinare, significa economizzare, significa mettere in circolo l'economia, come diceva stamattina ultimamente la microeconomica, non potevo più, quello che il ciclo si richiude e non dobbiamo perdere niente, anche più giunto diventa poi una risorsa fondamentale. Quindi in questo senso noi la sensibilità l'abbiamo usata già dal primo momento, io non so se Gisotti c'è ancora, ma già nel 2012 Gisotti è andato, abbiamo noi fatto con un consorzio universitario, dell'Università Nazionale di Ingegneria delle Risorse di Roma, facendo proprio un primo assaggio di quanto il Jobs poteva essere in un parco. Questo è un testo che abbiamo noi, il Jobs lavorava in un parco verde, lui oggi, questa stamattina c'è il suo testo eccezionale, ma già avevamo pure noi intuito che questa era stata maestra da portare avanti. Bene, in 10 assi fondamentali si possono trovare i famosi 122 arrivati a 120, io qua ne ho registrato 100, e sono tante le attività che sono connesse al discorso dell'agricoltura, al turismo diciamo compatibile, ecosostenibile, a un'agricoltura multisettoriale. Per cui insieme a questo modo di intendere l'attività del parco, poi ci sono piccoli esempi, io mi limito a citarne qualcuno, come anche i giovani che sono fortemente acculturati di livello medio alto, che non hanno per niente la presunzione di fare quel mestiere, come diceva Bernioli, sono ingegnere e faccio ingegnere, no, ci sono ragazzi da adesso che hanno capito quella loro scommessa, che il territorio va utilizzato bene e vanno sfruttate tutte le risorse, e allora porto 3 esempi.
che ho messo pure nella, nell'abstract che ho presentato, dei giovani si inventano far conoscere il territorio come attraverso il percorso, fondamentalmente. Fanno quattro capannine, benissimo, questi giovani sono nell'area del Bavaro, hanno un successo enorme di turismo che non inquina, che non sporca, che porta soldi e che porta lavoro per loro. Porta fuori una delle, diciamo, raccolte molto quelle. Un altro giorno si inventa, noi abbiamo problemi dei lupi, come combattere i lupi, come dobbiamo, non dobbiamo gestire dove combatti il lupo, si gestisce, benissimo, c'è una ipotesi, quella di fornire le aziende agricole di strumenti, non solo recinzioni, ma anche strumenti attivi, e attraverso dandogli a chi ne vuole, chi ne fa domanda, il famoso caro maramani che può essere un deterrente per lupi. Bene, questo giovane prende i cuccioli, li fa crescere e dà i cani alle aziende. Si crea lavoro, parlo di giovani laureati e qualcuno anche con doppia laurea. Cioè, capite quanto è importante stare in un mondo primo? Questo è un mondo primo. Dei giovani hanno un'altra esperienza, dicevo così, a memoria, che arriva a Salcone, si fidanza con una ragazza, questa ragazza ha due anni di terapia di terreno, ma che dobbiamo fare? No, dobbiamo tutti e due acculturati, ci prendiamo un'attività agricola con gli le lumache. Hanno un successo enorme, è un capo di lumache, loro non riescono più a smaltire la domanda che hanno le lumache. Per non parlare poi del discorso del Green Park, del discorso dei centri di uso ambientale, noi nel 3-4 anni già non solo la presenza del 5 per presente, ma loro cominciano ad avere qualcosina, non è un reddito, è sempre un reddito integrativo, non è quello. Però piano piano anche 15-20 giorni sta sul territorio. E quindi, come vedete, la casistica è molto varia se noi vogliamo capire come gestiamo correttamente le risorse ambientali. Ecco. Cosa vorrei particolarmente dire nel mio intervento, che stamattina abbiamo fatto un grande lavoro, è un seminario, è un lavoro utile, perché tante cose che ha detto i miei professori, soprattutto Antonio in questo momento, che lavoriamo fianco a fianco anche in Better Park Nazionale, dove abbiamo pure fatto un po' qualche forzatura, per esempio se la legge ormai al Senato basterà, c'è una posta finanziaria che ti accompagna, i giovani, le nuove, grazie alla creazione di imprese, gli incentivi, forse anche sugli incentivi, sono poche risorse, però anche lì abbiamo dato a supporto, ad UBAM, a quello che già le regioni fanno con il PSR, con altri strumenti, anche lì è un segnale molto forte come la tassazione di chi lavora nei parchi. Che dire, che noi dobbiamo avere questo senso del sistema. Il sistema rete funziona, cioè il parco del Gran Paradiso col parco del Ascomond si parla, ma ci parliamo continuamente subito sulla biodiversità, che è il settore fondamentale. L'Italia è il paese della biodiversità, in Europa è il paese che ha più di biodiversità nelle specie, sia animali che vegetali. E qui la dottoressa Costantini mi dà conferma, perché anche su questo terreno della biodiversità non è che non ci siamo mossi, noi abbiamo fatto il primo studio sull'indirizzo forestale, abbiamo dato uno strumento a chi volesse, soprattutto perché sono proprietà private, poche pubbliche, ma chi volesse investire nella risorsa bosco, poi c'è l'aspetto conservativo, l'aspetto produttivo, ma con delle regole, secondo me possono coesistere con delle regole, facendo un'azionizzazione precisa, cioè una cosa di bosco è giusta, una cosa di bosco che è meno importante rispetto alla risorsa bosco. Quindi per dire che ci stiamo muovendo con questi strumenti. C'è molto da fare. Questa vostra riflessione che capita della settimana, diciamo, del Green Week per noi è stato un momento, diciamo, di ascolto molto importante, e io penso che c'erano anche altre riflessioni che potevo fare, ma per non farla lunga, proprio con alcune associazioni ambientali, diciamo, di livello nazionale, per fare un po' di sperimentazione sul discorso del centro ecosostenibile, abbiamo pure noi partecipato, dato un forte, diciamo, spinta che questo modo di concepire l'attività nei parchi sia un modo diverso per dare segnali per dare buone pratiche a chi poi può continuare e impegnarsi fortemente nello sviluppo di queste aree interne. Io l'unica cosa non è che sono preoccupato, non sono preoccupato per i soldi, io non lo vado dicendo in giro, i soldi ci sono nelle aree interne, cioè i fondi della creazione, c'è il PSR, questi paesi adesso bisogna organizzare una proposta economica produttiva durevole nel tempo. Basta più opere pubbliche, basta più cambiamenti ai comuni, cerchiamo di fare cose di rete, solo lavorando su rete Natura 2000 possono venire fuori tante opportunità di lavoro, solo lavorando su rete Natura, che poi immesso fondamentalmente molti concetti con le dei parchi, noi abbiamo gli strumenti
carte per il nostro sostenibile, regolamenti vari, siti come diceva la collega e molte altre diciamo appunto strumentazioni che possono meglio regolare, io penso che l'Italia sta imboccando quindi la rete dei parchi, è parte fondamentale, la strada per uscire da questo tunnel, diciamo, del lavoro soprattutto, ma il lavoro quello qualitativo, quello dipende. Ecco, io purtroppo mi sono limitato perché avete tante cose da dire, però dopo 3 ore e mezza non si può dire, non si può parlare di mezz'ora, anche per dare la possibilità all'amico del professor Bombino della Spromonte che con tanta insomma, solenzia sono venuto qua e ringrazio per i tuoi amici che sono qui ad onorarci per le loro esperienze, ma sono esperienze utili pure per noi. Poi avendo un auditorio così attento, io Franco ne ho fatti, io ne faccio assemblee, dopo un'ora se c'è un via vai c'è un cucino. Stamattina questa sala è incombiata per l'attenzione e dico questo è un grado di civiltà in più, quindi i parchi ancora fanno ordine, i parchi possono essere un veicolo di formazione e di informazione e noi dobbiamo andare su questa strada. La strada è in salita ma ce la faremo. Io vi ringrazio.